ce lo accade un po' per favore? Quelli va a quel son. Le son, vous pouvez le lever s'il vous plaît? Buonasera, buonasera gentili telespettatori, goedenavond dall'Olanda, dalla partenza del Giro d'Italia edizione numero 99 con Stefano Gerzelli, buonasera Stefano buonasera. Gerzelli, con Francesco Pancani, con Silvio Martinello e con Andrea De Luca. Ho il privilegio di raccontarvi la presentazione dei 22 team al via di questa edizione della Corsa Rosa che domani si aprirà con un prologo velocissimo di 9 km e 800 metri. È tutto pronto in Market Plain qui in Olanda, dove la bici non è soltanto un mezzo ma è un fine, la terra dove ci sono più piste ciclabili, là dove davvero ci sono più biciclette che abitanti, così come qui ad Apeldoorn, dove vi stiamo parlando, dove sono state recensite 150.000 biciclette, pensate, per 130.000 corridori. Stanno scorrendo le immagini che hanno fatto grande la storia di questa corsa, che abbiamo ancora una volta l'opportunità di raccontare. Stefano Gerzelli, buonasera a te. Buonasera Alessandro. Hai già provato il cronometro che aprirà l'edizione domani? Sì, proprio questa mattina un cronometro molto veloce, sono 9 km, 800 metri, 9 curve, ma sono 9 curve che quasi non toccheranno i freni, quindi adattissima agli specialisti di questa specialità. Intanto stiamo vedendo la smorfia sofferente di Fabio Aru, Fabio Aru che non sarà al Giro d'Italia ma tenterà le strade della Tour de France. Ritroveremo Vincenzo Nibali dal 2013, lo abbiamo lasciato in Piazza della Loggia a Brescia con la maglia rosa ben salda sulle spalle nell'anno magico di Vincenzo Nibali, nell'anno del Giro da Tregenda, con le temperature, con tanta neve, insomma, con le immagini davvero negli occhi. Queste invece che stiamo riproponendovi sono le vittorie del Giro d'Italia 2015, la volata di Sascha Modolo. Stefano, sarà un Giro d'Italia molto ricco, molto interessante, tanti protagonisti, c'è spazio davvero per tutti. C'è spazio per tutti, non è un giro durissimo rispetto a altri anni, proprio per questo sarà più incerto, più spettacolare, ci saranno tanti corridori che hanno voglia di fare molto bene, già da domani sarà fondamentale partire concentrati e fare un ottimo prologo. 3.463 chilometri previsti per l'edizione numero 99, tre tappe in Olanda, un cronometro che aprirà questa edizione e due tappe per velocisti. Vi ho detto appunto che ci saranno c'è Stefano Gerzelli accanto a me, ovviamente, come avete visto, c'è Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma c'è anche Andrea De Luca da Market Plain. Ecco, queste sono le immagini che vedete, sta proprio per arrivare il countdown è partito per questa edizione numero 99 del Giro d'Italia. Sfileranno qui i 198 protagonisti con 22 squadre, ma per andare poi nel dettaglio di quello che dobbiamo aspettarci siamo con Francesco Pancani e Silvio Martinello, che stanno per salire alla loro postazione. Buon pomeriggio a voi qui ad Apeldoorn. Francesco, guten Abend anche a voi. Buon pomeriggio, un saluto anche da parte nostra. Noi siamo ancora nella zona del traguardo, dove si stanno terminando i lavori per allestire il traguardo della prima tappa di domani, la presentazione in Market Plain. Una prima cosa che abbiamo notato, così come era stato due anni fa in Irlanda, la grandissima passione per il Giro d'Italia, anche fuori dall'Italia, anche all'estero. Anche questa edizione del Giro potrà fregiarsi di questa grande passione che, come già ha detto Alessandra, in un paese dove la bicicletta è qualcosa di più di un semplice mezzo di trasporto, come l'Olanda, naturalmente le strade saranno ricche di appassionati per applaudire tutti i corridori, tra l'altro olandesi, che hanno tra i grandi favoriti della vigilia anche un loro elemento, Tom Dumoulin, il capitano della Giant Alpecin. È sicuramente per i tifosi di casa l'uomo più atteso, Tom Dumoulin, ma adesso andiamo Alessandra, perché sta per cominciare la presentazione delle 22 squadre dell'edizione numero 99 del Giro. Grazie a Francesco Pancani e a Silvio Martinello, che ci racconteranno nel dettaglio le ambizioni, i sogni, le speranze di questi 198 corridori a via. Market Plain, un'intera città tappezzata di rosa. Pensate, ci sono 99 biciclette. Stefano, tu che hai provato mi viene da dire il prologo, ma di fatto non è un prologo perché è proprio un cronometro di apertura, ci viene a volte, no, l'abitudine ci tradisce. Ci sono 99 biciclette, una al via dall'Omnisport, dove c'è questo splendido velodromo che ha ospitato
abilitato ai mondiali su pista nel 2011, fin qui alla Lolleon, la strada dove si concluderà, dove domani sapremo già chi avrà conquistato la prima maglia rosa. 98 biciclette sospese in alto, difficile pensare, Stefano, che i corridori alzeranno gli occhi per seguire le indicazioni del rosa. Però un ambiente spettacolare, partire una cronometro di un Giro d'Italia in questo ambiente veramente qualcosa di incredibile, e questa mattina era impressionante vedere quante biciclette, bambini di tutte le età, proprio la passione qui in Olanda, il ciclismo. Non abbiamo l'audio di Market Plain, ci piacerebbe poterlo ascoltare, avremo poi la voce di Andrea De Luca che ci racconterà proprio l'atmosfera. Guardate quanta gente, quanto pubblico c'è per questa edizione, pensate che qui ad Apeldoorn ci sono 133.000 abitanti. Parlando con gli organizzatori che si sono dati da fare per un anno, ci dicevano che si aspettano altrettante partecipazioni domani in questa 3 giorni. Stefano, mi dicevi questa mattina che addirittura hai visto nelle abitazioni, tra l'altro ci sono delle splendide architetture coloniali qui ad Apeldoorn, proprio qui, soprattutto su questa strada che ospita il traguardo, sulla Lowland Street, hai visto addirittura delle tribune? Che ogni casa si montava delle tribune, quindi proprio ci tengono particolarmente a questa cronometra, a questa partenza del Giro d'Italia, e non si sono fatti trovare impreparati. Francesco Pancani e Silvio Martinello, iniziamo con la Gazprom Rosvelo, con vecchia conoscenza come Kolobnev. Francesco, cosa ci possiamo aspettare da questa squadra? Formazioni che è stata invitata, non fa parte infatti del circuito del World Tour, ha ricevuto la wild card da parte degli organizzatori. All'inizio, dobbiamo dire, con diverse persone che avevano anche storto il naso proprio per la scelta di RCS di invitare la Gazprom, che invece nell'ultimo periodo di risultati ne ha ottenuti. Come? Decisamente, li vediamo qui ragazzi, formazione tutta russa, completamente russa, che ha praticamente shippato il posto, shippato è un termine che insomma mi piace usare tra virgolette, però insomma l'organizzazione RCS ha scelto loro al posto dell'Androni Sidermec, dell'Androni appunto Sidermec di Gianni Savio. È una formazione che, come hai ricordato, con l'andare della stagione ha raccolto delle soddisfazioni, in questo modo legittimando la propria presenza a questa edizione del Giro d'Italia. I corridori della Gazprom, abbiamo detto di Alexander Kolobnev, poi Alexei Rybalkin, Artur Ershov, Alexander Foliforov, Artem Ovechkin, Ivan Savichkin, Alexander Serov, Andrei Solomenkov e soprattutto Sergei Firsanov. È lui che ha conquistato la edizione della settimana internazionale Coppie Bartali, tra l'altro destando notevole interesse e sorpresa per le sue prestazioni. A proposito di Gino Bartali, il grande Gino, oggi ricorre il 16° anno dalla scomparsa di Gino Bartali, che avvenne a Firenze il 5 maggio del 2000, quindi un momento e l'occasione per ricordarlo. Torniamo con Stefano Garzelli, domani ci sarà questa cronometro molto veloce, grande attesa per Fabian Cancellara, come abbiamo sentito da Francesco Pancani e Silvio Martinello, per Tom Dumoulin. Del resto Tom Dumoulin, Giant Alpecin, corre in casa, olandese di Maastricht. Stefano Garzelli, qualche piccola inquietudine per quanto riguarda la salute di Fabian Cancellara? A Romandia c'è stato un virus, molti corridori lo hanno preso, probabilmente anche Fabian Cancellara ne ha risentito. Cosa possiamo aspettarci? È difficile dirlo, una giornata prima di una cronometro che ti apre un Giro d'Italia, letto con la febbre, senza dubbio non è massimo per il corridore, grande talento per Fabian, però vedremo soprattutto come passerà la notte. Staremo a vedere, intanto c'è la Villertriestina Sautista, Francesco Pancani e Silvio, a voi. Un marchio storico che torna nel mondo del ciclismo, anche come nome della squadra, ed è appunto quello della Villertriestina, marchio che è stato annunciato, sponsorizzazione che è stata denominazione che è stata annunciata pochi giorni fa per la formazione di Luca Scinto e di Serge Parsani, con al via Filippo Cozzato, Julian Amerzcheta, che è uno spagnolo, Manuel Belletti, Liam Bertazzo, Matteo Busato, Cristian Rodriguez, anche lui è uno spagnolo, Jakub Marechko per le volate, attenzione a Marechko, e poi il colombiano Daniel Martinez e l'albanese Eugert Schupar. Villertriestina, come hai ricordato, che dopo 70 anni rientra come sponsor principale di una formazione professionistica, nuova la livrea, anche il classico rosso Villier, debutta in questo Giro d'Italia come primo sponsor. I corridori li hai citato, naturalmente Filippo Pozzato è il più rappresentativo di questa formazione, che comprende nelle proprie file, oltre al velocista Marechko, e farei attenzione anche a Matteo Busato, che ha dimostrato le ultime uscite
Decisamente una condizione interessante, anche il più giovane alla partenza di questo Giro d'Italia, vale a dire il colombiano Daniel Felipe Martinez, che ha compiuto 20 anni il fine aprile scorso. E a proposito di Marezco, c'è stato un piccolo giallo proprio in queste ore, perché ieri sulla Gazzetta dello Sport una dichiarazione di Scheffer dava Marezco in arrivo nelle file della Stana, invece c'è stata una smentita proprio della Tautista Triviglia-Triestina, che ha detto no, Marezco resta con noi, quindi piccolo giallo. Intanto vuol dire che questo ragazzo deve avere un talento e delle qualità che mostrerà in quei 7 arrivi in volata che questo Giro d'Italia ci presenta. Insomma, Stefano, parlavamo di Fabian Cancellara, un talento incredibile che nel suo ultimo anno in carriera vuole indossare quella che ha definito un'icona, la maglia rosa. La maglia rosa che gli manca, ma anche a Fabian, ha già indossato la maglia gialla al Tour in diverse occasioni, purtroppo per lui 29 volte in maglia gialla, quindi un numero elevato di maglie, quindi per lui domani vedremo, era l'occasione buona, il suo ultimo anno ha già dimostrato di fare tante cose, quindi speriamo che si riprenda. E adesso sulla passerella rosa verso la presentazione delle squadre è il turno della Dimension Data, la ex MTN Cubeca, una formazione sudafricana con al via gli spagnoli Igor Anton e Omar Freile, poi il sudafricano Songezu Jim, l'eritreo Merawi Kudus, c'è un italiano anche in questa formazione, si tratta di Christian Sbaragli, il bielorusso Konstantin Siutsu e poi altri 3 sudafricani che sono J. Robert Thompson, Johan Van Zyl e Jacobus Venter. Igor Anton, il corridore più rappresentativo, che dovrebbe per questa formazione sudafricana curare la classifica generale, attenzione per gli arrivi allo sprint e anche per le tappe movimentate, perché è un corridore veloce che si sa difendere anche sui percorsi misti, al nostro Christian Sbaragli. 22 squadre, abbiamo detto 198 corridori, 53 italiani, 34 paesi rappresentati, per quello che ormai è un evento cosmopolita, insomma sono tante le lingue, pensate si parlano 20 lingue in gruppo, ci sono 20 russi, 16 spagnoli e ci sono tanti debutti, Stefano Garzelli, però credo sia il debutto più vecchio, anche se il più vecchio in gruppo è Matteo Tosatto, che compirà 42 anni proprio il 14 maggio, esatto. E c'è anche una vecchia conoscenza del ciclismo, stiamo parlando di Alejandro Valverde, capitano della Movistar, 36 anni per lui, la prima corsa rosa. Prima volta al Giro d'Italia, ci tiene particolarmente, ha debuttato in Italia un po' alla Tirreno Adriatico per testare anche le salite e le strade italiane. E saremo a vedere cosa farà Alejandro Valverde, di certo insomma avremo modo per parlare di favoriti, per parlare di Vincenzo Nibali, di Mikel Landa, di Esteban Chaves, non si parla abbastanza di questo ragazzo, questo talento colombiano sulle salite, Stefano Garzelli, ma andiamo da Francesco Pancani. Progresso, sta arrivando un'altra squadra della Nippo Vini Fantini con Damiano Cunego, Giacomo Berlato, Alessandro Bisolti, Grega Bole, Riccardo Stacchiotti, Yuri Filo, Eduard Grosu, Genki Yamamoto, Gianfranco Zilioni. Ed è proprio Damiano Cunego, il capitano di questa formazione, ex vincitore del Giro d'Italia, esattamente era il 2004, poi non è più riuscito ad essere competitivo, ma un Damiano Cunego che da quando ha cambiato squadra sembra aver trovato nuove motivazioni. C'è grande fiducia intorno al veronese, una squadra di attaccanti naturalmente, perché insomma immagino che Damiano Cunego stesso proverà a vincere qualche tappa, attenzione anche allo sloveno Grega Bole, corridore esperto. Domani tanti tanti tifosi davvero sulle strade, lo stiamo vedendo a Market Plain, davvero gremita, quando avremo la possibilità andremo proprio a sentire, a respirare l'atmosfera rosa che si sta vivendo in questi momenti nella presentazione che vi stiamo raccontando in esclusiva con Francesco Pancani e Silvio Martinello. Quando sarà possibile torneremo da Andrea De Luca, domani ci sarà anche il sovrano re Guglielmo Alessandro che va in bicicletta, pensate, un sovrano che ha anche partecipato alla maratona di New York, chiaramente sotto i mentite sport. Gli aveva scelto il nome di Van Buren per correre la maratona di New York. Passeggiato di bicicletta sarà domani ad assistere ai 9 km e 800 metri del prologo, anzi della cronometro che aprirà edizione numero 99. Una partenza dunque regale davvero per la presenza domani del sovrano dei Paesi Bassi, come ricordava Alessandro, un appassionatissimo di sport, di maratona, ma non solo, perché sappiamo che va molto anche in bicicletta. Intanto continua la presentazione delle squadre in una città che si è letteralmente e interamente colorata di rosa in questi giorni.
È il momento della formazione della IAM, formazione svizzera, che ha in Mario Chiesa, ex corridore, il manager, lo vedete sulla sinistra, stanno sfilando loro per primi i responsabili tecnici di questa formazione, che ha in il nostro Matteo Pelucchi, il velocista principale, Matteo Pelucchi che viene indicato in grande forma, e per la classifica generale dovrebbe essere Mattias Glandel, l'austriaco, a difendere i colori della IAM. A completare la formazione della IAM, Heinrich Hausler, Lake Howard, Roger Kluge, Stefan Denifl, Lorenz Warbass, Marcel Wiss e Vegard Steeg Langen. A proposito della prima tappa, domani la cronometro di 9 km e 800 metri nel centro di Apeldoorn, potrebbe essere quello di Mattias Brandl, Silvio, il nome a sorpresa, mezza sorpresa? Potrebbe assolutamente, un ragazzo che quando pedala contro il tempo sa fare cose discrete, lo ricordiamo ex detentore del record dell'ora prima che Bradley Wiggins mettesse un sigillo inarrivabile per molti, quindi sarà certamente un corridore da seguire con grande interesse, l'austriaco capitano della formazione IAM, Mattias Brandl. Per la classifica finale, la classifica generale ovviamente, ma grandissima attesa, grandissime emozioni ce le sapranno regalare anche i velocisti, e per la IAM hai giustamente fatto il nome di Matteo Pelucchi. Stefano Garzelli, domani ci sarà un supporter, un tifoso speciale proprio per Tom Dumoulin, l'abbiamo detto, corre in casa, amante dell'arte, amante di Rembrandt, amante di Van Gogh, Tom Dumoulin domani dovrà davvero pennellare le curve per cercare di portar via la maglia a rosa dalle spalle di Fabian Cancellara. Ci sarà un tifoso particolare, vero Stefano, per Tom Dumoulin? Sì, il principe seguirà starà a ruota proprio a Dumoulin, favorito tra i favoriti, forse favorito numero uno, dato anche la defiance fisica di Cancellara, e quindi avrà un tifoso in più dietro. Attenzione a Fabian Cancellara, perché insomma Fabian Cancellara lo ha dimostrato tante volte, quando c'è un obiettivo cerchiato di rosso difficilmente sbaglia, lo dimostra un curriculum, un palmarès straordinario per la locomotiva di Berna, che nel suo ultimo anno vuole davvero agguantare la maglia rosa, quel rosa che stanno cavalcando i 198 corridori che domani inizieranno a dar vita a questa edizione numero 99 del Giro d'Italia, nella terra della bicicletta, e già da dopodomani i velocisti potranno dare spettacolo. Chissà che Arnaud Demare non dimostri che la sua Sanremo è stata una Sanremo straordinaria. Francesco. La Sanremo, la vittoria nella classicissima di primavera per Arnaud Demare, poi bersagliato dalla sfortuna, lo ricorderanno gli appassionati di ciclismo, caduto al Giro delle Fiandre, costretto poi a rinunciare alla gara alla quale teneva maggiormente per questa stagione, vale a dire la Parigi-Roubaix. Insieme a Demare, Arnaud Courtais, Michael Delage, Murilo Fischer, Alexandre Genier, Ignatas Konovalovas, Olivier Legac, Marc Sarraut e Benoît Vaugrenard. Altre possibili sorprese o comunque outsider per domani, Silvio, Konovalovas e Genier. Assolutamente, corridori che contro il tempo sanno fare molto bene e che sono tra l'altro due attaccanti che vedremo senza dubbio quando le tappe saranno mosse e quando ci sarà la possibilità di mandare via la fuga, e per questa fuga naturalmente provare anche a concretizzare. Arnaud Demare è il perno principale di questa formazione, è l'ultimo vincitore della Milano-Sanremo, che poi è stato sfortunato nella campagna del nord, ma non ha nascosto di aver fatto della sua partecipazione al Giro di Italia uno dei momenti topici di questa stagione 2016. Stefano Garzelli, a proposito di Tom Dumoulin, abbiamo imparato a conoscerlo soprattutto alla Vuelta, no? Quando era lì proprio per portarsela a casa, se non fosse stato poi Fabio Aru nell'ultima tappa di montagna a riuscire a strappargli la maglia rossa. Senza dubbio, vincendo tre tappe, addirittura staccando tutti in un arrivo in salita di 3 km con pendenza al 15%, l'ha persa da un attacco di Fabio Aru, ma soprattutto del team Astana. Purtroppo per lui l'anno scorso alla Vuelta la squadra venne a meno, perché purtroppo non aveva grandi corridori insieme. 5 olandesi prima di lui hanno già indossato la maglia rosa, il primo fu Gerrit Wording nel 1954. E adesso stiamo passando dall'ultimo discorso sull'Olanda a una formazione belga, ed è quella della Lotto Soudal. Ancora a proposito di volate, dobbiamo dire davvero che i più forti degli sprint ci sono tutti, Mark Cavendish a parte, in questo Giro d'Italia, compreso André Greipel. La formazione della Lotto Soudal, guidata in ammiraglia da Bart Leysen, anche lui ex corridore, che fonda le proprie ambizioni soprattutto su André Greipel, che contrariamente a quanto fece nel 2015 ha
già dichiarato che proverà a terminare questo giro perché gli fa gola la maglia rossa della classifica appunti, un André Greipel che non è ancora sembrato particolarmente in palla come lo è stato nel 2015, autentico dominatore delle volate al Giro e al Tour, e poi naturalmente i grandi attaccanti che fanno parte di questa formazione. Basta fare il nome di Adam Hansen, di Lars Bak ed io aggiungerei anche quello di Tim Wellens, che è diventato praticamente il nostro nuovo idolo, Francesco. Assolutamente, idolo dei belgi, però dobbiamo dire che in questo ci sentiamo un po' belgi anche noi, perché è un corridore che ci piace in maniera particolare. Poi a completare la formazione della Lotto Soudal abbiamo Sean Devie, Pim Lichtar, Maxime Montfort, Jürgen Roelandt e Jelle Van Endert. E a proposito di André Greipel, ha già annunciato battaglia per quanto riguarda la maglia rossa, lo considera un obiettivo alla sua portata, così Stefano ci dà l'opportunità anche per parlare delle quattro maglie. Ovviamente i nostri telespettatori sapranno, la maglia rosa è la maglia del leader della classifica generale del Giro d'Italia, la rossa è la maglia a punti che lo scorso anno vinse Giacomo Nizzolo. Vedremo nel dettaglio, ci infileremo nella presentazione per parlare anche delle altre due. Giacomo Nizzolo può puntare di nuovo alla maglia rossa anche per il 2016, Stefano? Senza dubbio, ci sono sulla carta 7 arrivi in salita, in più 3 velocisti, forse 7 arrivi in volata, 3 velocisti è quello che tiene più in salita, quindi magari tappe in cui i velocisti puri si potrebbero staccare, lui magari tenendo duro potrebbe riuscire a vincere anche qualche tappa intermedia. Non siamo riusciti ad ascoltare quello che ha detto André Greipel, se cortesemente la regia ci può aiutare in questo, ci può confortare in questo, così potremmo dare anche le interpretazioni di quello che stanno dicendo i corridori su Marketplace. Ve la stiamo mostrando in esclusiva, la presentazione dei 22 team al via di questa edizione numero 99 del Giro d'Italia. André Greipel che vuole puntare alle volate per quanto riguarda il team belga della Lotto Soudal. André Greipel che ha come obiettivo la maglia rossa in questo Giro d'Italia, dicevamo. Poi c'è la maglia azzurra che lo scorso anno ha conquistato Giovanni Visconti, Stefano. Una maglia che fa gola a tanti corridori, quindi ci sarà grande battaglia anche dai primi Gran Premi della montagna. Tanto tanto pubblico davvero in Market Plain, una passione quella per la bicicletta in Olanda, incredibile, un modo di vita, un lifestyle utilizzare la bicicletta. Qui del resto anche dal punto di vista del paesaggio sono favoriti tutti quanti, perché insomma la pianura è quella che è. Pensate che il Gran Premio della montagna più alto che affronteremo nei prossimi giorni sarà di 96 metri. Di nuovo Francia con la Je Desert La Mondiale, Francia però con un bel pizzico di Italia e soprattutto la grandissima soddisfazione, l'onore potremmo dire, per Domenico Pozzovivo di partire a questo giro con il numero 1 attaccato sulla schiena. L'ex corridore Laurent Biondi a condurre in ammiraglia questa formazione che ha in Domenico Pozzovivo, che come ricordato nel 2015 fu il protagonista di una spettacolare caduta in cui per alcuni attimi si è tenuto il peggio. Domenico Pozzovivo che si è ripreso, che guida questa formazione francese in questa edizione del Giro d'Italia. Segnaliamo la presenza per la prima volta in carriera di Jean-Christophe Perrault, il secondo alle spalle di Vincenzo Nibali al Tour del 2014, e poi segnalerei, oltre ai tanti scalatori che questa formazione può mettere sulla strada, ha selezionato, anche la presenza di Matteo Montaguti, un corridore che quando c'è da andare in fuga non sbaglia un colpo. È proprio lui il secondo spicchio azzurro all'interno della Age Desert, che dunque è alla via con Pozzovivo e Montaguti, due italiani, poi Bonafon, Dupont, Grech, Hugo Hall, Biel Kadri e Jean-Christophe Perrault. Questa è l'Age Desert. A proposito di Domenico Pozzovivo, Stefano, ricordiamo ancora con trepidazione la sua caduta terribile lo scorso anno nella tappa con il passo Vina. Stefano, che cosa ci possiamo aspettare? La tappa di Corvara potrebbe essere alla sua portata? Può essere la portata di Pozzovivo, una tappa con quasi 5.000 metri slivello, e anche la cronoscalata dell'Alpi di Susi potrebbe essere adattissima a lui, che ha fatto grossi miglioramenti a cronometro, una cronoscalata difficile e impegnativa di 10 km. Staremo a vedere cosa farà Domenico Pozzovivo. Di certo la sua ambizione è quella di rientrare nei primi 5 classificati dell'edizione della Corsa Rosa, è già successo altre volte. A proposito di debutti, abbiamo visto
Jean-Christophe Perrault, che a 39 anni viene al Giro d'Italia. Prima di chiudere la carriera ha detto: volevo pedalare sulle strade italiane. Lo ricordiamo, sì, proprio... secondo al Tour de France di Vincenzo Nibali, Jean-Christophe Perrault. E proprio qui al Giro d'Italia comprerà gli anni, 39 anni, debuttare a quest'età, bisogna dargli comunque un grosso merito e dare grande battaglia sulle salite. Stefano, tornando al cronometro di domani, cosa ci possiamo aspettare da Vincenzo Nibali? Cominciamo un po' a scaldare i motori anche noi, prima di parlare dei favoriti. Intanto guardate, c'è uno spettacolo dedicato al nostro tricolore, dedicato al simbolo proprio sulle spalle del campione italiano di Vincenzo Nibali, questo spettacolo con ragazzi che portano del simbolo della maglia rosa e si portano ovviamente i colori del nostro tricolore, proprio per mostrare al mondo, per mostrare la cartolina che sta spedendo Apeldoorn in queste ore in attesa della cronometro, con uno spettacolo per inframmezzare la presentazione dei 22 team. Parlavamo di Vincenzo Nibali, domani cosa potrà fare nella cronometro, Stefano? Ma potrà fare sicuramente molto bene, ma sarà fondamentale per lui il risultato proprio a livello morale, perché in questo momento può avere qualche dubbio. Ha fatto un grosso ritiro in altitudine, un Trentino che forse è anche sotto le sue attese, una buona Liegi, e partirà domani, dovrà partire fiducioso, fare un'ottima cronometro, e penso potrebbe fare molto molto bene. Allora, Vincenzo Nibali domani sarà al via, l'ultimo a partire alle ore 17.02 sarà Michael Hepburn, l'australiano. Fabian Cancellara lo precederà alle 17.01, Ulissi alle 17, Vincenzo Nibali prenderà il via alle 16.57. mentre c'è lo spettacolo che stanno godendo i nostri amici sulla piazza di Market Plain, noi torniamo proprio con Stefano Garzelli per entrare nel vivo di questa 99esima edizione, per ricommentare con lui i 9 km 800 metri che ha fatto in bicicletta. Stefano, lo dicevamo, un cronometro per specialisti con il tempo clemente, l'unica incognita, come del resto qui al nord, è il vento. Prego. Un vento che potrà dare fastidio, ci sono tanti cambi di direzione, quindi momenti lo avranno a favore, poi laterale o contrario. Nei momenti in cui avrà vento contrario li verranno fuori le caratteristiche, la forza, la potenza dei cronomen. Dumoulin su tutti, adattissimo a un percorso come quello di domani, arriva da due secondi posti, secondo posto al prologo della Romandia, secondo anche alla cronometro sempre Romandia, quindi sta molto bene, ha lavorato moltissimo sulla cronometro, anche se a mio parere potrebbe essere un giro adatto alle sue caratteristiche questo. Ho deciso quest'anno che vi chiederò ogni volta il vostro favorito, vedremo chi indovinerà, alla fine poi ci sarà un premio, lo faremo fare anche a Francesco Pancani, a Silvio Martinello, ad Andrea De Luca, anche a Beppe Conti quando arriveremo in Italia, perché ve lo ricordiamo, gentili telespettatori, noi saremo qui, diciamo il racconto ci sarà come giusto che sia, ma saremo in forma ridotta per quanto riguarda le trasmissioni in Italia. Arriverà il processo a tappa, arriveranno giro notte, arriverà giro mattina e soprattutto la diretta, insomma staremo tante ore con voi, avremo modo anche di trovarci a prima diretta. Perché ve la chiameremo prima diretta? Ve lo spieghiamo dopo la pubblicità, chiaramente stiamo parlando di Anteprima Giro, che dal 2016 diventa prima diretta. Ci fermiamo qualche secondo, poi torniamo qui da Apeldoorn per la presentazione dei 22 team. Torniamo da Apeldoorn, gentili telespettatori, per raccontarvi, per portarvi per mano in quella che è la 99esima edizione del Giro d'Italia. Lo stiamo facendo con Francesco Pancani, con Silvio Martinello, ovviamente con Stefano Garzelli, con Andrea De Luca che tra poco ci porterà le voci di Market Plain, dove si sta svolgendo la presentazione dei 22 team con i 198 corridori. Tornando a parlare di Vincenzo Nibali, lui non vuole interpretare questo giro come una ripartenza, no? Ha detto: io sono più cattivo, il 2015 non è stato certo il suo anno, è arrivato al Tour de France per cercare di vincerlo, non è andato bene. Vincenzo Nibali cosa potrà fare? Stefano Garzelli, intanto queste sono le maglie delle quali vi abbiamo parlato, maglia bianca per il miglior giovane sotto i 26 anni. Stefano Garzelli. Ma sei un corridore che ha vinto il Giro, ha vinto il Tour, ha vinto la Vuelta, dimostrare non deve dimostrare niente a nessuno, è normale che è ancora molto giovane, ha 31 anni, nel pieno
delle forze fisiche ma soprattutto mentali. Potrà fare un grande giro, lo farà, e in questo momento dovrà cercare solo di ritrovarsi un po' di calma sua e anche all'interno della squadra. Per dare qualche precisazione in più ai nostri telespettatori, per entrare nel clima di quelle che sono le maglie per le quali si daranno battaglia, la maglia bianca miglior giovane conquistata da Fabio Aru nel 2015 è riservata ai nati dal 1 gennaio del 1991. Chissà che Davide Formolo non riesca ad indossarla, la maglia rossa sulle spalle di Giacomo Nizzolo nel 2015. Andre Greipel ha già messo le mani avanti, staremo a vedere cosa succederà. Di certo abbiamo visto nella Gilles d'Auxerre Domenico Pozzovivo, che vuole un Giro d'Italia per riscattare la drammatica caduta dello scorso anno e soprattutto per dimostrare ancora una volta che tra i primi cinque può esserci anche lui. Andiamo proprio con Andrea De Luca con la prima intervista a Domenico Pozzovivo, prego. Domenico Pozzovivo, da capitano, come arrivi a questo Giro d'Italia? Ma arrivo nelle condizioni in cui speravo, perché ho lavorato tanto ad aprile, soprattutto in altura, e poi a Trentino è stata una gara in cui ho cercato di far bene, ma comunque un passaggio importante per preparare per bene il giro. Le sensazioni sono buone e anche in squadra penso di avere un buon supporto, e soprattutto poi c'è anche Però che può dare veramente un contributo importante a rendere più il giro anche più bello. L'obiettivo è anche vincere una tappa oltre a fare la classifica generale. Sì, sono due obiettivi importanti, perché comunque l'ultima tappa al giro, l'unica che ho vinto è stata la Gola Cena 2012, quindi mi piacerebbe ripetermi. Due anni fa non ci sono andato lontano, in quel di Sesta, chissà che quest'anno riesco a togliermi questa soddisfazione. Quando vai? Quattro maglie abbandonano. Le tue soddisfazioni più belle in carriera al Giro d'Italia, cambi squadra olandese, quali sono le tappe che hai posto come obiettivo? Sì, ripartiamo da qui, dal Giro d'Italia con la nuova maglia, le tappe più adatte a me diciamo saranno fisiche, torneremo in Italia, quindi sarà fare per due ciclo. Se ci potessero togliere la Tour, ci hanno messo l'altro canale, vabbè. Già poi delle prime tappe in Italia saranno le arrive date a me, e poi comunque penso un po' di rivolta per la tappa vicino a casa mia di Asolo, che la tappa è molto bene per il posto molto spesso, quindi facciamo un occhio di riguardo e poi vedremo la giornata vedendo com'è. I protagonisti ci sono giunte grazie ad Andrea De Luca, appena avremo modo ve ne proporremo altre. Abbiamo seguito le maglie che hanno abbandonato il tappeto rosa in Market Plain. Spazio alla Katiuscia. La formazione russa della Katiuscia che schiera la via Ilnur Zakarin, Maxim Belkov, Pavel Kochetkov, Vyacheslav Kuznetsov, Anton Vorobiev, Alexander Porsev per le volate, Egor Silin, Rein Taramai e Alexei Zatvich. Attenzione, attenzione davvero a Ilnur Zakarin. Già protagonista, all'ultima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, in una giornata infernale dal punto di vista climatico, protagonista successivamente anche al Giro di Romandia. Quindi ha affinato la propria condizione al meglio per difendere come capitano i colori di questa multinazionale russa, appunto la Katiuscia, che ha Ilnur Zakarin il proprio capitano. Dmitry Konichev con Paolo Cozzi sono i due direttori sportivi di questa formazione. Non l'abbiamo messo nella lotto dei nostri favoriti per il momento, con Stefano Garzelli stiamo tracciando in vista di domani una sorta, no Stefano, si fa di solito, assegniamo le stelle ai favoriti, abbiamo dato 5 stelle a Vincenzo Nibali, lo possiamo dire con il suo numero 11, 4 a Michel Landa, capitano unico della Sky, chissà se riuscirà a reggere la pressione, ma di Landa parleremo tra pochissimo, 3 a Chavez. Ci stanno Chavez, ha fatto Valverde anche lui, protagonista al Giro d'Italia l'anno scorso, una grande Vuelta anche lui, con 3 tappe vinte la Vuelta, verrà qua per fare bene, grandissimo scalatore. 2 a Rafał Majka, ne abbiamo data una a Rigoberto Uranna, il mitico Ciccio, e a Domenico Pozzovivo, Casa Bardiani.
Casa Bardiani CSF continua la politica della formazione gestita dai Reverberi, tutti italiani, tutti giovani, una formazione di attaccanti, una formazione davvero molto interessante quella Bardiani CSF, con al via Stefano Pirazzi, Simone Andretta, Paolo Simeon, Nicola Boem, Francesco Manuel Buongiorno, Giulio Ciccone, Sonny Colbrelli, Mirko Maestri e Nicola Ruffoni. Stefano Zanatta è il direttore sportivo. 21 anni aveva Damiano Cunego nel 2004 quando conquistò la maglia rosa. Ascoltiamolo, il microfono di Andrea De Luca. Stefano Pirazzi. Undicesimo giro, esperienza non manca. Con che propositi parli? Esattamente, questo per me è l'undicesimo giro d'Italia, cominciano ad essere tantini, però la voglia di far bene c'è ancora. A differenza degli altri anni, che magari cercavo anche di curare particolarmente la classifica generale, quest'anno ho deciso di abbandonarla completamente, quasi concentrarmi più sulle tappe, quindi sugli arrivi di giornata, quindi correndo con una certa serenità, senza dover per forza stare sempre con i primi, è molto dispendioso. Proviamo a fare, io insieme ai miei tecnici abbiamo pensato di fare così. C'è un obiettivo, Stefano, per Damiano Cunego in questo Giro d'Italia? Ma sai, la maglia azzurra è una maglia importantissima, quindi potrebbe anche provare a vincere, a lottare sui Gran Premi della Montagna e puntare alle tappe. La classifica, a mio parere, deve cercare di lasciarla a parte. Un Giro d'Italia con caratteristiche come quello di quest'anno è adatto anche a Damiano Cunego, cacciatore di tappe. Maglia azzurra del miglior scalatore, lo ricordiamo, lo scorso anno sulle spalle di Giovanni Visconti, pubblico, tanti telefoni, tante macchine fotografiche. Torniamo con la Tinkoff. Giovanni Visconti che torna al Giro d'Italia per aiutare il capitano Alejandro Valverde, ma adesso è il momento della presentazione della Tinkoff che avrà in Rafał Majka, il polacco, il proprio capitano, e poi con lui Manuel Boaro, Pavel Brute, Jesus Hernandez, Jay McCarthy, Paweł Poljanski, Ivan Rovni, Eugeni Petrov e Matteo Tosato, che pensate prenderà il via domani per la 33esima volta in un grande giro. Bruno Cenghialta, il vicentino a guidare dall'ammiraglia questa formazione che ha in Rafał Majka alla punta, dopo aver conquistato appunto il Giro d'Italia l'anno scorso con Alberto Contador, privi del campione del mondo Peter Sagan, che anche in questo 2016 ha concentrato le proprie attenzioni dopo le classiche del Belgio sul Tour de France. Seguiremo con curiosità naturalmente Rafał Majka, che ha ambizioni molto serie di classifica generale. Attenzione per le volate anche al prossimo intervistato di Andrea De Luca. Stiamo parlando di Matteo Pelucchi, autore di una splendida volata proprio sul traguardo di Indicatore nella Tirreno Adriatico del 2015. Andiamo ad ascoltare. Per le volate, per cercare questa vittoria al Giro d'Italia. Sì, l'abbiamo sfiorata l'anno scorso col secondo posto e quest'anno appunto l'obiettivo è cercare la vittoria. Vedremo di riuscirci. L'anno scorso ci fu quella caduta, no? Che ti fece interrompere l'avventura. Sì, appunto è partita subito male, la prima tappa a Genova con questa caduta, ho tenuto duro, poi dopo la gamba ha un problema alla caviglia, si è infettata, è stato un po' un calvario e alla nona tappa ho dovuto ritirarmi. Però l'esperienza insegna. Sì, l'esperienza insegna che si può anche cadere, no, a parte gli scherzi, ho imparato comunque tanto l'anno scorso dal giro. E quest'anno siamo qui con una squadra pronta, preparata per gli sprint e vedremo di fare il massimo possibile. E ce lo aspettiamo, protagonista Matteo Pelucchi. Grazie anche al nostro telecino operatore Willy Chager, che sta lavorando con Andrea De Luca e a Federico Mattei, che si sta occupando del montaggio. Sta calando un pochino il sole su Market Plain, ma non certo l'entusiasmo per questa partenza dell'edizione numero 99 del Giro d'Italia in terra d'Olanda. È stato preparato questo percorso tinteggiato di rosa per accompagnare appunto i corridori verso il palco della presentazione, dove adesso sale la Cannondale. Rigoberto Urán, quante stellette si potrebbero dare a Rigoberto Urán, Silvio? Rigoberto Urán ha già conquistato per due volte la piazza d'onore. Alessandra De Stefano e Stefano Gazzelli hanno dato a Rigoberto Urán una stelletta, visto la sua predisposizione, visto che anche lui non ha nascosto le proprie ambizioni per il Giro d'Italia.
credo che comunque un Rigoberto Urán, con un percorso come quello di quest'anno, potrà dire la sua. Formazione guidata in ammiraglia da Fabrizio Guidi, che ha Rigoberto Urán capitano, naturalmente il nostro Davide Formolo, uno dei candidati a conquistare la maglia bianca di miglior giovane, naturalmente attenzione anche per quanto riguarda il ritorno al giro di Moreno Moser, che già domani, con le belle prestazioni che sta facendo ultimamente nelle prove contro il tempo, potrebbe essere protagonista. Il terzo italiano della Cannondale è Alberto Bettiola, e poi gli altri corridori di questa formazione: Cardoso, Simon Clark, Dombrowski, Navartauskas e Nathan Brown. E abbiamo visto Ciccio, che sicuramente verrà a trovarci, simpatia straordinaria ma anche grande abilità, lo ricordiamo protagonista in una cronometro lunghissima, meravigliosa, quella di Bardolino, giusto? La Babarolo, la cronometro fu una cronometro molto dura, diede veramente fece una cronometro bellissima, con un strepitoso giro, 2 secondi posti, 2 podi in un Giro d'Italia, quindi forse ha ragione Silvio, mettiamogli anche una stella. Letto in più, gliene diamo 2. Gliene diamo 2, quindi non si è sbilanciato Silvio su Rafał Majka. Noi ne abbiamo date 2 a Rafał Majka. Insomma, 2 tappe per lui in questo Giro d'Italia, una squadra pronta a sacrificarsi, chissà che a Rigoberto Urán non riesca a centrare qualcosa, in quanto a simpatia bisogna dargliene 10 di stellette, perché indubbiamente lungo il racconto del Giro d'Italia è uno di quei corridori che entusiasma il pubblico, ma entusiasma anche noi che abbiamo la possibilità di poter lavorare con corridori di una simpatia così travolgente per quanto riguarda Rigoberto Urán. Stefano, tra poco ascolteremo anche Vincenzo Nibali, a proposito di simpatia, abbiamo avuto modo di seguire l'allenamento con Willy Chager, in compagno di stanza Michele Scarponi. Insomma, per quanto riguarda clima e rilassatezza, in casa Astana possiamo dire che con Michele Scarponi è garantito e assicurato. E sarà fondamentale sia in corsa e soprattutto anche fuori dalla corsa. Michele è un corridore che sempre scherzando tiene su di morale i compagni, e poi ha dimostrato, nonostante l'età, di essere ancora uno dei scalatori più forti in circolazione. Insomma, c'era anche al Giro di Francia di Vincenzo Nibali in quel 2014 straordinario, che ci ha riportato sul gradino più alto degli Champs-Élysées. C'era proprio Michele Scarponi, compagno di squadra di Vincenzo Nibali. E abbiamo superato il giro di boa per quanto riguarda la presentazione delle squadre. Adesso è il turno casa Olanda. Andiamo in casa Olanda con Lotto Enel Jumbo. Steven Kruijswijk è lui il capitano di questa formazione. C'è anche in questo caso un pizzico d'Italia ed è rappresentato, l'abbiamo ascoltato poco fa, al microfono di Andrea De Luca, da Enrico Battaglini. Approdato in una formazione World Tour in questo 2016, quindi la possibilità per lui di partecipare anche alle classiche del Nord con regolarità. Un Enrico Battaglin che si è fatto notare e che potrebbe tornare alla vittoria anche al Giro d'Italia. Steven Kruijswijk, il capitano di questa formazione, scalatore olandese che al Giro d'Italia trova sempre motivazioni particolari. Per le volate attenzione a Moreno Hofland e poi gli altri uomini della Lotto e nella Jumbo: Tuan Castellains, Martin Kaiser, Primaz Roglic, che è uno sloveno, Bram Tanking, Martin Challingi e Jos Van Emden. Domani potrebbe essere uno degli osservati speciali, Jos Van Emden. Assolutamente, corridore che contro il tempo, soprattutto su queste distanze, sa esprimersi al meglio, anche lui olandese, quindi ci sarà grande pubblico anche dalla sua parte, così come per Tom Dumoulin, il capofila dei corridori olandesi in questa 99esima edizione del Giro d'Italia, che parte appunto dall'Olanda, da questa cittadina Apeldoorn, quindi seguiremo anche Van Emden con particolare curiosità. Tante sciarpe levate al cielo e una compagnia che non abbandona mai il Giro d'Italia. Sulle strade del Giro è la musica, così arrivata in postazione da Francesco Pancani e da Silvio Martinello. Con loro stiamo avendo una sintonia, come dire, tattile quasi, possiamo raccontare questa presentazione con voi, però ecco, la musica, vi portiamo un sottofondo musicale, così come faremo ogni giorno con il Giro d'Italia, ve lo ricordo, con Rai Sport, saremo dentro la corsa fin dal mattino con Giro Mattino, con Valerio Iafrate,
ci sarà Marzio Bruseghin, poi si proseguirà con Prima Diretta, che vi porterà proprio le immagini prima della diretta, cioè non perderemo neanche un centimetro d'asfalto di questa edizione numero 99 del Giro d'Italia. Poi andremo con la tappa con Francesco Mancani e con Silvio Martinello, il processo alla tappa con Stefano Garzelli e con il commissario tecnico della nazionale Davide Cassani, ma non è finita perché avremo Ti Giro con Andrea De Luca e sempre Marzio Bruseghin nel Giro Noto. Insomma, dal mattino fino alla sera vi stancherete di guardare il ciclismo con il nostro tocco soprattutto storico di Beppe Conti, che non mancherà, insomma, ci farà vivere tante emozioni. A proposito di tocco storico, mi sento di mandare un abbraccio alla famiglia di Pino Faraca, maglia bianca del Giro d'Italia. Arriveremo dalle sue parti, un abbraccio alla sua famiglia, è scomparso ieri Pino Faraca per una malattia fulminante. Vogliamo mandare un abbraccio grande alla famiglia di Pino Faraca. E adesso è il turno della BMC, sono 9 le squadre che mancano per completare la presentazione delle formazioni partecipanti a questa edizione 99 del Giro d'Italia. Manuel Senni, Darwin Atapuma, Alessandro De Marchi, Sylvain Dillier, Stefan Kung, Daniel Oss, Manuel Quinziato, Joseph Roskopf e Rick Zabel. Questa è la formazione della BMC. Max Chandri e Fabio Baldato a condurre in ammiraglia la formazione statunitense, che non ha nessuna ambizione di classifica generale, anche se il colombiano Darwin Atapuma cercherà nelle tappe di montagna di difendere egregiamente i colori della formazione, ma che sarà soprattutto una formazione votata all'attacco, a cercare le fughe da lontano. E quando c'è da pensare a chi va in fuga da lontano e soprattutto spesso e volentieri riesce a cogliere il risultato pieno, viene da pensare naturalmente ad Alessandro De Marchi, che torna al Giro d'Italia, così come Daniel Oss, Manuel Quinziato, una formazione, ripeto, libera da vincoli di classifica, che potrebbe essere una delle formazioni più battagliere di questo Giro. Che qualche colpo lo potrebbe mettere a segno, chissà, anche nelle prove contro il tempo, con Stefan Kung. E proprio Stefano Garzelli mi stava dicendo, mentre stavano parlando Francesco Pancani e Silvio Martinello, che su Stefan Kung, perché insomma, per raccontarvi la cronometro nel dettaglio, a Stefano spetta il ruolo di scegliere i corridori da seguire. Mi sembra che Stefan Kung sarà seguito proprio da una delle nostre moto, perché pensi che possa far bene domani? Adattissimo alla prova di domani, prova da spingere lunghi rapporti, sarà una media molto elevata, quindi Kung ha dimostrato ultimamente di stare molto bene nelle prove contro il tempo, quindi giustamente sarà un corridore da seguire. Regia internazionale affidata, come sempre non potrebbe essere altrimenti, a Nazareno Balani, il coordinamento prezioso di Alessandro Fabretti, a cui si alternerà anche Franco Bortuzzo. Insomma, penso di non aver per il momento dimenticato nessuno, ma abbiamo talmente tanto tempo per poter recuperare che non mi preoccupo, insomma, con i nomi e con i numeri ogni tanto faccio fatica, però insomma per il momento credo di aver detto tutto. A voi. Per seguire la presentazione della Ethics Quickstep di Sua Maestà Marcel Kittel, perché finora si è dimostrato proprio questo, il re assoluto delle volate, il tedesco della Ethics, con lui in squadra Gianluca Brambilla, Davide Della Cruz, Bob Jungels, Fabio Sabatini, Peter Serri, Matteo Trentin, Carlos Verona e Lukasz Wisniewski. Davide Bramati e Rick Van Slijk, belga anche lui ex corridore, a condurre la formazione dall'ammiraglia, formazione che, come ha ricordato Francesco, ha in Marcel Kittel la stella principale. Non dimentichiamo la presenza di Gianluca Brambilla, già protagonista di un ottimo inizio 2016, padre da poche settimane, che tenterà di fare classifica, ma la formazione è proprio concentrata soprattutto nel cercare di supportare al meglio le volate, gli sprint di Marcel Kittel. Due anni fa in Irlanda vinse le due tappe in volata Marcel Kittel, poi una volta rientrati in Italia, la ripartenza era da Bari, si ritirò proprio, non prese la via nella quarta frazione Marcel Kittel, con non poche polemiche. Vedremo quest'anno, certo si presenta come il punto di riferimento indiscusso degli sprint il tedesco, adesso intervistato sul palco delle presentazioni, alle sue spalle, lo vedete con la maglia di campione nazionale del Lussemburgo, Bob Jungels, altro nome che domani potrebbe fare molta paura ai due favoriti principali, vale a dire a Cancellara e Dumoulin. Altro nome davvero per quanto riguarda la cronometro, che ci ha spiegato nel dettaglio Stefano Garzelli, 9 km 800 metri per specialisti. Quante curve, Stefano, abbiamo detto? Soltanto 9 curve. 9 curve.
insomma. Ma curve molto veloci, quasi penso terranno la posizione a cronometro, solo una curva a destra a 3 km all'arrivo in cui dovranno toccare appena i freni, quindi molto molto veloci. Rettilineo molto ampio da dove vi stiamo parlando, da Lolan Street, dove domani si concluderà appunto la prima frazione delle tre previste in Olanda, due volate domani e dopodomani, poi si volerà in Italia, tutto il gruppo volerà in Italia lunedì mattina e poi si ripartirà martedì con l'avventura sulle strade italiane. Stefano Garzelli, un'incognita abbiamo detto, potrebbe essere il vento, non certo le condizioni meteo, che poi ci confermerà il nostro colonnello Martinello. Domani danno 25 gradi le previsioni, potrebbe tradire un pochino il vento? Potrebbe solo indurire la cronometro e andare a vantaggio di corridori di potenza e poter guadagnare soprattutto tra gli uomini classifica, corridori che possono adattarsi meglio come Vincenzo Nibali alla cronometro, guadagnare qualche secondo prezioso. Andiamo tra poco con le interviste di Andrea De Luca. Pronto Cancellara, giusto? Cancellara, Fabio Cancellara. Ligo, come stai? Ma sto meglio, ma non sto come devo stare da una vigilia, da una corsa che ho lottato, che ho lavorato per fare quello che volevo. Adesso vediamo, è importante ancora recuperare e poi domani vediamo come vanno le cose, però sicuro non mollo. Quindi domani sarai lì al via e darai tutto quello che hai? Sì, no, sicuro, adesso sono fortunato che la febbre è passata, sono debole in generale, ma questo è anche normale, adesso spero che non devo ancora andare di più volte in bagno, perché quando c'è stomaco, ecco, fa casino, non è bello, poi ti fa anche perdere tante energie. Adesso è chiaro, sono in mani buone in squadra, facciamo il massimo che possiamo, però miracoli non si può fare, alla fine si fa il massimo e poi vediamo quello che viene, però sono comunque contento che posso essere alla partenza, poi il resto vediamo. Lascio andare. Sì, sì, per... 89 vittorie in carriera, di cui 56 contro il tempo, 7 classiche per Fabian Cancellara, 4 titoli mondiali, un oro olimpico sempre a cronometro, imbattibile sulla carta. Fabian Cancellara resta il favorito numero uno, non fosse altro, Stefano, per la motivazione che lo spingerà ad andare in caccia di questa maglia rosa. Ha indossato 29 volte la gialla, 5 la rossa alla Vuelta, manca la maglia rosa, l'icona che vuole assolutamente, perché c'è tanta Italia in Fabian Cancellara. C'è tanta Italia, padre italiano, quindi ci tiene particolarmente a indossare questa maglia rosa, ma senza dubbio un malessere come quello che ha avuto questa notte, si è visto in faccia, comunque non sta benissimo, sarà difficile da recuperare, però la speranza per lui, per la Trek Segafredo e anche per tutti gli appassionati, che possa essere rosa domani. Una maglia rosa, ha detto Fabian Cancellara, è per sempre, quindi in bocca al lupo grande per ritrovarlo forte, combattivo, come ha sempre dimostrato di essere, così come il numero 11 di questa edizione, numero 99, sulle spalle di Vincenzo Nibali. Sentiamolo. Vincenzo, un dolce ritorno al Giro d'Italia. Ma è sicuramente un ritorno molto bello, perché dopo 2 anni di assenza dal Giro, essere qui è sicuramente qualcosa difficile anche da poter spiegare, quindi ci sono tantissimi tifosi che aspettavano anche questo momento e quindi ormai siamo alla vigilia, parte questo Giro d'Italia, anche se dall'Olanda, però 3 tappe, poi subito la partenza da Catanzaro, quindi ci aspettiamo un grande pubblico, questo fa un grande piacere. L'esperienza non ti manca, come arrivi a questo Giro? Bene, come detto te, l'esperienza c'è ed è tantissima, come arrivo non lo so nemmeno io, perché restiamo con i piedi per terra, vediamo come affrontiamo già le prime tappe subito e bisogna vivere un po' giorno dopo giorno. Poi è chiaro che forse anche io mi aspettavo qualcosa di più dalle ultime gare disputate, però come ho detto già svariate volte, ho lavorato veramente molto bene, quindi sono fiducioso, perché la condizione può venire fuori in qualsiasi momento, quindi vediamo e del resto è un Giro d'Italia, sai, ci sono tante impervie, quindi bisogna essere molto attenti, la squadra comunque è molto unita, abbiamo lavorato sempre insieme dall'inizio dell'anno e non posso essere che contento anche sotto questo punto di vista. Dall'esterno appare un tutti contro Nibali, perché evidentemente sei tu il faro di questo Giro d'Italia. Non è semplice, però penso
che ci sono anche tanti altri corridori che sono in questo momento molto importanti. Parlo di Valverde, che ha una grandissima esperienza e quindi sicuramente sarà uno di quei corridori che lotterà sicuramente per la vittoria finale duramente. E poi Mikel Landa, avendo già fatto il Giro d'Italia l'anno scorso e ha fatto vedere veramente grandi corse e noi lo conosciamo molto bene, sicuramente sarà uno di quei corridori che sarà lì a giocarsi la vittoria finale. Però da parte nostra forse è anche semplice puntare forse il dito verso Vincenzo, perché magari per la continuità che ho sempre un po' saputo dimostrare, per magari l'imprevedibilità che a volte in qualche occasione sono riuscito a dimostrare, però penso che è un Giro d'Italia che bisogna lottarlo fino alla fine. E questo era Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali, abbiamo visto per un attimo la presentazione anche della Lampre Merida, però vanno assolutamente ricordati i corridori di questa squadra diretta da Orlando Maini, con Diego Ulissi, Valerio Conti, Roberto Ferrari, Ilia Koshevoi, Sascha Modolo per le volate, Matej Moric, Manuele Mori, Primislava Niemec e Simone Petilli. Lo sloveno Moric che lotterà per la maglia bianca, così come il giovane Simone Petilli, naturalmente Diego Ulissi per le tappe, quelle movimentate, e Sascha Modolo proverà a fare quanto è riuscito di grande a fare nel 2015 con ben due vittorie di tappa. Tutti contro Vincenzo Nibali, diceva Andrea De Luca, tutti compreso Esteban Chaves, il colombiano della Orica Greenedge, lui il capitano della formazione australiana, che schiera al via anche Sam Bewley, Caleb Ewan, Michael Hepburn, Damian Ozon, Luca Medzek, Ruben Plaza Molina, Sven Taft e Amez Churruca. Formazione australiana che ha proprio in Chaves il capitano dopo la bellissima Vuelta del 2015, e grande curiosità per capire cosa riuscirà a fare sulle volate questo piccoletto sulla destra, il tasmaniano Caleb Ewan, un vero e proprio furetto che già da dopodomani sarà la bestia nera probabilmente di tanti velocisti per il suo modo di approcciare gli sprint, di approcciare le volate. Non gli interessa la squadra, salta da una ruota all'altra molto spesso con manovre abbastanza pericolose che vengono contestate dagli avversari, ma quando riesce a sprintare è un uomo velocissimo. Il piccoletto sulla destra era Caleb Ewan, come diceva Silvio, quello sulla sinistra, perché anche lui certo non è un gigante, era invece Esteban Chaves. Manca poco alla sfilata di Fabian Cancellara con i suoi, la Trek Sigefredo, un'avventura importante, lo abbiamo detto, lo abbiamo ascoltato, sofferente ma combattivo. Fabian Cancellara, che resta il favorito numero uno anche per Stefano Garzelli domani. Non c'è un vero e proprio uomo di classifica nella Trek Segafredo di Adriano Baffi e di Luca Quercilena. Questa è la formazione: Ryder Esiedal, Eugenio Alafaci, Jack Bobridge, Fabian Cancellara ovviamente, Marco Coledan, Laurent Die, Giacomo Nizzolo, Boy Van Poppel, Riccardo Zoidel. Il canadese Ryder Esiedal non ha nascosto di avere ambizioni di fare classifica generale, non gli interessa un piazzamento, questa è stata la sua dichiarazione ieri. Un Ryder Esiedal che finora non si è mai fatto vedere in questa stagione 2016, ma che proprio qui al Giro d'Italia tenterà di bissare quanto è riuscito a fare negli anni scorsi con Fabia Cancellara, che domani, nonostante il malore che ha subito la notte scorsa, proverà ad essere il protagonista nella cronometro di 9 km e 800 metri, e naturalmente il nostro Giacomo Nizzolo, che proverà a bissare il successo nella classifica punti conquistato nel 2015. Alessandra, io credo che tu sia d'accordo con me, domani in tanti faranno tifo per Fabian Cancellara, perché credo che sarebbero felici tutti di una maglia rosa di Cancellara. Francesco, non lo nascondo, anch'io spingerò Fabian Cancellara, non fosse altro per tutto quello che Fabian Cancellara ha dato al ciclismo in questi anni. Lo abbiamo visto combattivo alla Roubaix, sfortunato, finito sul pavé, combattivo e affettuoso con Peter Sagan, che gli ha portato via un Giro delle Fiandre straordinario, ma in quell'abbraccio dietro il podio c'è il senso del ciclismo, e sono certo che Fabian Cancellara voglia lasciare il segno. Non è corridore, non lo chiamano, non si diventa Spartacus per caso, Stefano Garzelli, insomma, non soltanto il curriculum lo dimostra. E dopo la vittoria delle Strade Bianche, lo ha detto lui, si vuole divertire come ultimo anno e proprio per questo non ha pressione. Vedremo domani, ha un altro cronometro alla nona tappa, e speriamo che si possa riprendere soprattutto per lo spettacolo e anche per Fabian. Francesco, ha definito la maglia rosa un'icona per i superstiziosi, lo fece anche Bradley Wiggins nel 2010, proprio l'icona la mise sulle spalle proprio in una delle partenze ad Amsterdam, nel giro che vinse Ivan Basso nel 2010.
2010. Nel 2002 si partì dall'Olanda e vinse invece Paolo Savoldelli. Chissà che sotto questo segno dell'icona non riesca a centrare l'obiettivo della maglia rosa, Fabian. Se vogliamo restare anche nel campo della scaramanzia, ricordando e sottolineando appunto Alessandra che anche in quel 2010 si partiva sempre dall'Olanda. Esatto, per due volte si è partiti dall'Olanda e per due volte siamo riusciti con i colori italiani a conquistare il Giro d'Italia. 2002 Paolo Savoldelli, 2010 Ivan Basso, 2016 punto interrogativo, però i favori del pubblico, i favori anche dei bookmakers, perché mi sembra che la vittoria di Vincenzo Nibali sia quotata 2.75, ma per questo poi mi informerò bene con chi si occupa meglio di queste, chi è più ferrato in materia. 2.75 la vittoria di Vincenzo Nibali, seguito subito da Michel Landa. Non so a quanto è data la quota di Alejandro Valverde, sicuramente Francesco Pantcani lo saprà. Altissima, immagino, Francesco, primo Giro d'Italia, insomma, difficile pensare che possa vincerlo Alejandro Valverde. Allora, ti confesso, ti sembrerà strano ma è così, che non so la quota di Alejandro Valverde, però siccome mi interessa andare a vedere sempre le quote dei bookmakers, secondo me così alta la quota di Valverde non è, anche perché lui, insomma, ha dichiarato apertamente che ha soltanto un obiettivo a questo Giro d'Italia: vincerlo, arrivare per primo, arrivare con la maglia rosa a Torino. Valverde, che potrà contare come compagni di squadra su Andrea Amador, Carlos Betancourt, José Herrada López, Javier Moreno, José Joaquín Rocas, Rory Sutherland, Joshua Sutherland e Giovanni Visconti. Le abbiamo noi, Francesco, le quote. Vincenzo Nibali, vi abbiamo detto, 2.5, Michel Landa 3.5, Alejandro Valverde a 7, Zakarin a 10, Rafa Almeida a 15. Parliamo della classifica generale, quindi presumo, Francesco, dimmi, correggimi se sbaglio, 15 si intende che se si scommette un euro se ne vincono 15. Perfetto, esatto. Scusate, ho avuto un momento di difficoltà. Altre quote invece sono quelle legate al vincitore della prima tappa, Fabian Cancellara 2.25. Non vi dico quanto si guadagna scommettendo un euro, perché sapete che con i numeri sono poco pratica. Però per quanto riguarda Stephen Kung, che ha detto Stefano Gardelli che seguiranno le nostre moto, è a 20 la quota di Stephen Kung, a 18 quella di Mattias Brandl, altissima quella di Michael Hepburn, che sarà l'ultimo partire, 40 addirittura, Francesco, quindi insomma. Quindi se giochi un euro ne vinci? 40? Certo. Ok. Certo, anche tabelline facili. Anche so. tabelline facili, 40. Tabellina del cos'è? 40 non è certo la tabellina del 10. Francesco Pancani, insomma, Alejandro Valverde, quotazioni o no, c'è da dire che sicuramente farà qualcosa Alejandro Valverde, che è molto legato all'Italia, appassionato di Roma, ci trascorre nel mese di maggio sempre una settimana, gli piace anche mangiare italiano, perché insomma ha una passione per la pizza, chi è che non ce l'ha? Noi saremo attenti come sempre nel nostro regime alimentare al Giro d'Italia. Alejandro Valverde, appassionato di Roma e appassionato dell'Italia. Appassionato dell'Italia anche Michel Landa, almeno che per provare a lasciare il segno nella corsa rosa. Compagno di squadra l'anno scorso di Fabio Aru nell'Astana, adesso invece è il capitano a questo Giro d'Italia del Team Sky. Con lui abbiamo Boswell, Degnan, Henao, Michel Nieve, Kness, Garcia Lopez, Roche e Viviani per le volate. La freschezza, attenzione alla freschezza di Michel Landa per la classifica finale, che ha dimostrato al Giro del Trentino di essere in grandissima forma. Forse, ha detto qualcuno, Silvio, troppo presto in forma. È un corridore particolare, non è abituato a sottostare a regimi particolarmente rigidi, e sappiamo come invece in Team Sky ci sia la certa rigidità quando si preparano gli eventi. Sta di fatto che i numeri per ora gli danno ragione, un inizio stagione abbastanza tribolato, poi al Giro del Trentino è esploso in tutta la sua freschezza, come l'hai chiamata tu, e capacità naturalmente di lottare per la vittoria. Dispiace per il nostro Elia Viviani, che è velocista della formazione, ma leggendo e scorrendo i selezionati è chiaro ed evidente che tutti gli sforzi sono incentrati e concentrati su Michel Landa, e dovrà, nei tanti arrivi allo sprint che ci dovrebbero essere, fare spesso da solo. Uno dei favoriti, Michel Landa, ha detto Alejandro Valverde, secondo lui però il più pericoloso è Vincenzo Nibali, proprio per l'esperienza. E così possiamo tornare anche più tardi anche con Alessandro e Stefano, con Stefano Garzelli, a commentare l'intervista di Vincenzo Nibali. Ha detto Valverde: mi preoccupa il fatto che Vincenzo sa preparare gli appuntamenti.
Sì, lo ha dimostrato, la sua continuità, come l'ha chiamata Vincenzo, è l'arma principale. Tutti temono la capacità di concentrare i propri sforzi su eventi importanti come il Giro d'Italia. Manca da due stagioni, 2014 e 2015, sforzi concentrati sul Tour de France dopo la cavalcata trionfale del 2013. Grande voglia da parte di Vincenzo Nibali di riscattare un inizio stagione che per diversi motivi non è stato come quello che si aspettava. Non dimentichiamo a chi critica e chi si spaventa che ha una stagione lunghissima ancora dopo questo Giro d'Italia, perché parteciperà al Tour non tanto, crediamo, per aiutare Fabio Aru, ma per cercare addirittura di fare classifica anche al Tour e poi l'appuntamento olimpico di agosto. Elia Viviani, che ha detto voglio di più, una tappa splendida lo scorso anno a Genova, dovrà cavalcare il treno giusto. Invece stavamo guardando con grande attenzione a Michel Landa, bellissimo questo ragazzo, 26 anni. Stefano, mi dicevi, Giro del Trentino, tutte innamorate di Michel Landa? Ma sembra di sì, è un ragazzo che piace, però va forte. Pensiamo che ha 15 giorni di competizione nelle gambe, ha fatto un Coppe Bartali non all'altezza, ma la seconda tappa al Giro dei Paesi Baschi, un arrivo di 3 km, il 18%, ha staccato Alberto Contador. Architetto mancato, dopo 3 anni all'università decise di pedalare Michel Landa, che dovrà costruire davvero con grande capacità la sua vittoria al Giro d'Italia, cercando di contrastare Vincenzo Nibali dopo lo splendido successo ottenuto al Giro del Trentino e il terzo posto dello scorso anno dietro a Fabio Aru e Alberto Contador. È il momento della Giant Alpecin, questa è la formazione di Tom Dumoulin. Alla fine il crollo alla Vuelta 2015, la Vuelta di Fabio Aru, ma fu a lungo l'avversario numero uno di Aru. Tom Dumoulin, che le cui quotazioni sono in rialzo per la cronometro di domani, considerando la non perfetta forma di Fabian Cancellara. Con lui in squadra abbiamo Niklas Arndt, Bert De Backer, Chad Haga, Jeng Shi, Tobias Ludvigsson, Georg Preidler, Thomas Tamsnyder e Albert Timmer. Accoglienza ricca di passione per Tom Dumoulin alla presentazione della Giant Alpecin. Tom Dumoulin, che a mio avviso è un corridore che mi piace moltissimo, potrebbe essere veramente la sorpresa di questo Giro d'Italia, perché il percorso si addice particolarmente a chi come lui sa andare con regolarità in salita e sa essere esplosivo a cronometro. Hanno tentato i tecnici di costruirgli comunque una formazione in grado eventualmente di supportarlo, anche se ci fosse la necessità di difendere la leadership, quindi seguiamolo con curiosità, perché credo proprio ci farà divertire Tom Dumoulin. Mai un olandese ha vinto la corsa a rosa, mentre 5 corridori prima di lui hanno indossato il simbolo che potrebbe agguantare Tom Dumoulin domani, lo diceva Francesco Pancani. Stanno salendo le quote per quanto riguarda la prova di Tom Dumoulin, specialista nelle prove a cronometro, 4 vittorie nel 2011, nel 2015 in questa specialità per questo ragazzo, 1,86 m, 70 kg, tanta voglia di far bene in casa, lo ricordiamo, come diceva Stefano Garzelli, con il sovrano dei Paesi Bassi a tifare per lui in ammiraglia domani. Domani, ma io concordo pienamente con Silvio, perché è un corridore che va veramente molto forte, ha migliorato tantissimo in salita, ha dichiarato che ha puntato solo al cronometro, vedremo se si sta nascondendo o alla fine ci riserverà qualche sorpresa. Ama Siena e sta leggendo, ha appena terminato un libro su Gino Bartali. Tom Dumoulin resta il favorito, per lui Vincenzo Nibali per la corsa finale, ma staremo a vedere cosa regalerà Tom Dumoulin sulle strade italiane. E intanto manca soltanto una squadra per chiudere la presentazione delle 22 alla via di questo Giro d'Italia, ed è proprio l'Astana di Vincenzo Nibali. Allora vediamo subito la composizione della formazione diretta da Alexander Scheffer per questo giro. Con Nibali abbiamo Valerio Agnoli, Eros Capecchi, Jakub Fulsan, Tanel Kangert, Bakhtiar Kozatiev, Davide Malacarne, Michele Scarponi e Andrei Zaitz. Ha detto una cosa nell'intervista che abbiamo ascoltato poco fa, a mio avviso molto importante, Vincenzo Nibali, Silvio, il fatto che fin dall'inizio della stagione abbia sempre potuto lavorare con gli stessi compagni di squadra, con lo stesso gruppo. Finalmente si è creato in casa Astana, vediamo anche Beppe Martinelli, si è creato un gruppo Nibali, chiamiamolo così. Soggetti di cui si fida ciecamente Vincenzo Nibali, e questa è naturalmente un'arma in più, una formazione, quella kazaka, costruita solo ed esclusivamente per supportare il vincitore
del Giro d'Italia 2013 in questa nuova avventura. Un Vincenzo Nibali che, come già abbiamo detto, ha avuto delle tentennamenti nell'avvicinamento in questo Giro d'Italia, ma conoscendolo c'è da attendersi che sa bene cosa fa. In ammiraglia torna a guidarlo Giuseppe Martinelli, che è stato riportato al ruolo di direttore sportivo, quello che ama di più insieme a Chef. Vincenzo Nibali, ieri lo abbiamo seguito con il nostro Willy Chager, attentissimo ad ogni minimo dettaglio. Stefano Garzelli, un Giro d'Italia che mi dicevi prima, per quanto riguarda Mikel Landa, ci arriva con 15 giorni di corsa nelle gambe. Vincenzo, con qualche giorno di gara in più, quale potrebbe essere per Vincenzo Nibali la carta, qual potrebbe essere la chiave giusta, Stefano, dall'alto della tua esperienza? Ah, senza dubbio, penso la squadra più forte in salita è la Fantasia. È un corridore che sempre improvvisa qualcosa e sempre lo tengono molto attenti anche gli avversari, perché sanno che è sempre pronto a ogni occasione. Il primo giro lo corse nel 2007, arrivò 19esimo, è stato 3 giorni in rosa nel 2010. Vincenzo Nibali cadde a Montalcino nella tappa che vinse Cadel Evans, ha debuttato nel 2005 alla Fassa Bortolo. Insomma, è stato un anno brutto quello per Vincenzo Nibali, un anno però che non va dimenticato, il Giro di Lombardia straordinario, il campionato italiano, certo si aspettava il Tour de France da protagonisti, la squalifica alla Vuelta. Insomma, Vincenzo Nibali che ha detto: la vita è una parentesi, ci sono cose belle, cose brutte, bisogna saperle entrambe, bisogna affrontarle entrambe, e soprattutto la cattiveria dello scorso anno mi ha insegnato a non abbattermi e a lottare anche nelle sconfitte. E poi soprattutto Vincenzo Nibali in bicicletta si diverte, Stefano, ed è fondamentale divertirsi, perché lo ricordiamo, sono davvero tanti i chilometri che attendono i 198 corridori al Giro d'Italia. Si diverte e fa divertire un corridore che sempre alla prima occasione da spettacolo. Bisogna stare tranquilli perché il giro è molto lungo, l'ultima settimana è molto dura, quindi arrivare con magari un po' indietro di condizione, che vedremo se sarà indietro già domani, può essere anche un vantaggio. 3.463 chilometri, tante montagne, pensate, ci sono 38 gran premi della montagna, uno chissà che non riesca a portarselo a casa come fece lo scorso anno Davide Formolo, che potrebbe provare ad agguantare la maglia bianca. E con Andrea De Luca sentiamo. Davide Formolo, ti sei presentato al grande pubblico alla Spezia l'anno scorso, quanto sei cresciuto in quest'ultimo anno? Sì, è stato un anno molto, molto diverso per me, perché sono arrivato a questo appuntamento molto, molto mirato dalla squadra e da me stesso, perciò sicuramente arrivo qua con più consapevolezza e anche con più grinta, perché comunque è da ottobre che pensiamo a questo appuntamento, abbiamo avuto un diverso calendario di gare, un programma molto completamente diverso dall'anno scorso, appunto per arrivare all'ultima settimana nel migliore delle condizioni. Supporto Rigoberto Uran, ma avrai anche un po' di carta bianca? Ma sì, noi siamo qua con un capitano come Rigoberto, io ho fatto tutto il meglio per essere qua al 100%, poi se il mio 100% devo usare in supporto di Rigoberto, io sono molto felice per questo. So che sono ancora giovane, perciò di giri spero di poterne fare ancora molti, e niente, quest'anno l'obiettivo è riuscire a dimostrare di essere davanti anche nei momenti più cruciali, no? Roccia, il soprannome, ma insomma ci piace di più pensare a Mr. Magoo, quando si mette gli occhiali è divertentissimo, ha una faccia buffa, ma nel senso bello del termine. Davide Formolo che è maturato però, era più bambino lo scorso anno, Stefano. È maturato, sarà molto importante vedere la sua tenuta nelle 3 settimane, soprattutto in vista futura. Ha già dimostrato grande classe vincendo una bellissima tappa lo scorso anno, quindi l'ultima settimana vedremo come si comporterà, ma si metterà al servizio di Rigoberto Uran. A Market Plain sta per cadere il sipario sulla presentazione dei 22 team che animeranno da domani, 198 corridori a via, ve l'abbiamo detto, 3.463 chilometri per edizione numero 99, 21 tappe, 3 cronometri individuali ad Apeldoorn, nel Chianti e la cronoscalata dell'Alpe di Sius. Insomma, sarà un Giro d'Italia tutto da vivere, con Francesco Pancani e con Silvio Martinello. Tornerà in postazione per fare il punto prima di lasciarvi e di darvi appuntamento domani alle 13.45 con Prima Diretta. Abbiamo cambiato il nome,
come siete abituati ad anteprima giro per vederci verso all'ora di pranzo su Rai Sport 1. Questa volta sarete con prima diretta. Perché? Perché Rai Sport vi racconta la diretta prima della diretta, ossia con le immagini arriveranno prima di quelle che saranno poi le immagini del segnale internazionale che commenteranno Francesco Pancani e Silvio Martinello, proprio per entrare nel vivo, per non lasciare davvero neanche un centimetro d'asfalto fuori dal racconto di questa corsa rosa che sarà affidato alla voce di Francesco Pancani, che abbiamo ascoltato in questa presentazione, e Silvio Martinello. A Francesco voglio chiedere, ti ha già portato le carte sinottico e domani è già informato per quanto riguarda il meteo, Silvio? Francesco. Ma Alessandra, Silvio mi aveva detto andiamo al nord, quindi mi raccomando porta vestiti pesanti. Noi siamo sembrati anche un po' come Totò il Peppino, perché avevamo il piumino, golf, maglioni, e invece qua fa un gran caldo, dunque io spero che si sia preparato meglio per quando arriveremo in Italia poi, Silvio Martinelli. Io ricordo che una volta vi ho dato dei bronzi di Riace, dai bronzi di Riace, per quanto riguarda una cronometro, mi sembra una partenza di una Tirreno Adriatico, a Totò e Peppino, insomma, l'avete detto voi, non l'abbiamo detto noi, Silvio. Siamo calati un po' di importanza, perché i bronzi di Riace dopo tanti secoli, tanti millenni, sono ancora lì, esatto. Sono ancora lì, insomma, Totò e Peppino sono personaggi, sì, invece di qualche decennio fa. Seriamente, tutto, le pronto, hai preparate, tutto è pronto, tutto anche pronto. Da questo punto di vista saremo preparatissime, cercheremo di dare in anteprima quello che dal punto di vista climatico potrà accadere durante la tappa. Una cosa è certa, Alessandra, vedendo uno dopo l'altro i 198 corridori al via di questo giro, lo possiamo dire, sarà un giro eccezionale, perché ci sono tutti. Per la classifica generale, per la volata, per gli attacchi da lontano. Indro Montanelli diceva che il Giro d'Italia aveva questa capacità di rendere la domenica ogni giorno, no? E quindi noi siamo un po' come dire, invitati a una festa, e vi racconteremo questa festa lunga 3 settimane. Stefano Garzelli, sarà un'emozione ancora una volta che condivideremo insieme. Esattamente, quindi appuntamento da non perdere, una festa italiana, quindi il Giro è sempre il Giro. Il Giro è sempre il Giro. Io ringrazio Andrea De Luca, Francesco Pancani e Silvio Martinello, Alessandro Fabretti, il nostro team leader che ci ha splendidamente coordinato in questa nostra prima diretta, Alessandro Fabretti, proprio per restituire l'importanza al titolo della trasmissione, che ci aspetta domani, anzi vi aspetta domani, vi aspettiamo domani dalle 13:45 per vivere con voi il 9 km 800 metri che daranno il via alla edizione numero 99 del Giro d'Italia da Apeldoorn. Davvero guten Abend, buonasera gentili telespettatori, ci vediamo domani con il Giro d'Italia 13:45, Rai Sport 1, state con il ciclismo che non sbagliate mai, arrivederci.